Allora, con noi Alessandro Fasan del Real Flamenco 82, oggi gran prova, non sono arrivati i punti, però cosa si può recriminare la squadra? La squadra recriminiamo sicuramente l'atteggiamento forse un po' passivo dei primi 20 minuti in cui abbiamo preso due gol di fila. Da quel momento penso che la partita è cambiata, l'abbiamo rimessa in piedi con un episodio, il mister ha azzeccato i cambi e forse anche il cambio tattico. E direi questo è quello che recriminiamo alla squadra. All'arbitro sicuramente si può recriminare tanto perché ci manca almeno un rigore e un gol che la palla era dentro mezzo metro inspiegabilmente ha detto che non l'ha vista, quindi capita, l'arbitro sbaglia sia pro sia contro tutte le squadre, però il dato rimane, poteva essere un punto e invece sono zero. Invece dall'altra parte, Fasan, ti chiedo cos'è da salvare, cosa vi ha convinto di questa prova? Io salvo l'atteggiamento perché il secondo tempo. Anzi, già a partire dal primo tempo siamo stati in grado di rimettere in piedi una partita, comunque giochiamo fuori casa contro la prima in classifica che è quasi a punteggio pieno e quindi vuol dire che qualche valore ce l'ha. Siamo stati bravi a rimetterla in piedi e crederci fino alla fine. Peccato perché un pareggio secondo me sarebbe stato il risultato più giusto. E ripartiamo da qui per la prossima partita. Questo è l'atteggiamento che dobbiamo portarci dietro per tutto il girone di ritorno, perché ci sono tanti punti da fare e con questo atteggiamento sicuramente possiamo risalire la china. Grazie mille Alessandro, complimenti, appuntamento alle prossime partite. Grazie. Grazie.